Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con un video che non registro da un sacco di tempo, in realtà perché un Get Ready With Me veramente non lo faccio da una vita, ma mi devo truccare, quindi ho detto vabbè, ho un po' di tempo libero, ne approfitto per farlo con calma e registrare un video nel frattempo così da fare due chiacchiere insieme. Quindi sì, rispondo un po' alle vostre domande dell'ultimo periodo, ci aggiorniamo un po', facciamo due chiacchiere e nel frattempo appunto mi trucco. Oggi è il 24 di aprile, sì, sabato 24. E stamattina in realtà non ho programmi particolari, mi voglio truccare per essere un pochino più a posto durante il giorno, ma nulla di più. E, come potrete vedere, non sono a casa mia in realtà, perché questo bagno non l'avete mai visto, perché durante questa settimana, dal fine settimana scorso fino ad ora, ci sono state alcune complicazioni e sono venuta a stare per una settimana appunto da mio papà. Casa sua, perché i miei genitori sono separati, se non lo sapeste, se magari mi seguite da poco, i miei genitori sono separati, quindi sono venuta a stare un pochino qui e non sono tornata a Padova, infatti, perché nelle storie, se mi seguite su Instagram, che come sempre il link ve lo metto sia qua sia nell'info box, se mi seguite su Instagram saprete che intanto vabbè, io studio a Padova, faccio l'università là e sarei dovuta tornare nel mio appartamento che ho lì universitario. Il weekend scorso, domenica scorsa, per ricominciare ad andare a lezione in presenza perché finalmente si può, ma appunto la sfiga ha voluto che neanche ora che si può tornare in presenza, che si può fare tutto tranquillamente, potessi tornare a Padova per appunto alcune complicazioni, nulla di troppo grave, ma alcuni problemi dell'ultima settimana. Teoricamente questo weekend, quindi domani pomeriggio tardo sera, dovrei riuscire a tornare a Padova senza problemi finalmente. E quindi niente, tutto ciò per spiegarvi dove sono. E sì, come vi dicevo, durante queste settimane sono stata a casa mia, a San Donato, dove vivo con mia mamma, perché Padova, il Veneto in generale, era diventato zona arancione, poi zona rossa per un sacco di tempo. Nel momento in cui è diventato zona rossa, come sapete, sono ritornata a casa. Adesso però che la situazione si sta sistemando finalmente e che posso tornare a Padova, spero, tranquilla e rimanere un po' là con un po' di stabilità. E appunto ho intenzione di ritornare domani. Infatti, ieri sono andata a Padova in macchina con Enrico, il mio ragazzo, mi ha accompagnata lì perché il mio appartamento era praticamente vuoto ormai. Perché, ovviamente, quando sono tornata a casa per la zona rossa ho deciso di riportare un sacco di cose a casa. Ovviamente, mi servivano vestiti, tutti i libri, altre cose per starmene lì. E quindi a Padova non avevo più niente e sono dovuta ritornare per fare l'ennesimo trasloco, riportare per l'ennesima volta altre cose là e ritrasferire appunto la mia roba da casa mia all'appartamento lì. Infatti ieri avevo messo una storia che ho scritto l'ennesimo trasloco, alcuni di voi hanno pensato che cambiasse appartamento, ma no, non cambio appartamento, anche perché il contratto in quell'appartamento universitario lì ce l'ho fino a settembre, contratto di 12 mesi, da settembre 2020 a settembre 2021, quindi starò lì per ora. Quindi sì, il Veneto diventa zona gialla da lunedì e io spero veramente, veramente, veramente che la situazione si ristabilizzi un pochino e che si possa vivere un periodo un pochino più tranquillo, perché davvero mi è mancata un sacco la stabilità ultimamente, nel senso che a marzo sono ritornata a Padova per fare le lezioni in presenza finalmente. Ho fatto in tempo a fare 3 giorni di lezioni in presenza, che poi sono dovuta ritornare a casa perché eravamo tornati in zona rossa ed era di nuovo tutto chiuso e anche l'università ovviamente. Quindi appunto sono ritornata a casa e adesso spero davvero tanto di poter tornare là e di stare lì con un po' di tranquillità, almeno fino alla fine delle lezioni, che alla fine si tratta semplicemente di un mese, perché poi anche il secondo semestre è finito e ricomincia la sessione estiva. Quindi sì, non è che non è tanto tempo, però insomma spero che sarà un mese il più tranquillo possibile. E così, davvero sono contenta di queste
di questa nuova situazione, di questi cambi di colore delle regioni. Speriamo appunto che vada al meglio possibile. Fatemi sapere voi dove abitate e in che zona siete. E nulla, insomma, dita incrociate davvero per questo nuovo periodo che speriamo sia il più positivo possibile. Mentre tanta voglia di ricominciare ad essere un pochino più libera e veramente tanta voglia della lezione in presenza, stare un po' là con i miei compagni, con tutti quanti, perché davvero in questo periodo odio fare le lezioni da casa, io ve l'ho sempre detto. Proprio non mi piace e faccio molta più fatica. Spero di poter concludere il semestre in presenza. Sono curiosa oltretutto che non ho più seguito tanto le vicende, devo ammettere, visto che quest'anno sono cose che non mi interessano più. Sono curiosa di sapere come verrà fatta la maturità quest'anno alla fine. Col fatto che adesso i ragazzi stanno tornando in presenza, nelle superiori, da quello che ho capito. E sì, sono curiosa di sapere come ve la faranno fare questa maturità e cosa gli è venuto in mente per quest'anno, se sarà online oppure se anche gli esami li faranno in presenza come le lezioni ora. Insomma, fatemi sapere se ci sono maturandi tra voi. Sono curiosa di sapere quest'anno come sta andando. Sto facendo le sopracciglia fuori dalla telecamera perché non sono brava a farmi le sopracciglia mentre mi riprendo. Ho bisogno di stare tipo tanto così dallo specchio. E volevo farvi vedere l'effetto però, perché questa qui appunto ovviamente è la sopracciglia disegnata. Questa qui è quella naturale. Io comunque ho le sopracciglia abbastanza belle di mio. Sono abbastanza piene, ma alcune parti vanno ovviamente sistemate. E ultimamente sto utilizzando il Lift and Snatch di NYX, la nuova pennina per le sopracciglia, quella fatta così, tipo l'eyeliner che disegna tutti quanti i paletti, e l'effetto mi piace un sacco. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, intanto faccio l'altra anche. Altra cosa nuova che sto provando ultimamente è questa mascara qua che avete visto e rivisto, perché veramente è famosissimo, l'hanno fatto vedere ovunque nell'ultimo periodo. E, è una mascara di Maybelline, si chiama, mi pare, Sky High, sì, e l'ho visto tantissimo veramente su Instagram, in generale sui social in questo ultimo periodo, perché veramente è mascara top, mascara fantastico e tutto, e in effetti devo ammettere che è molto molto carino, a me piace. Io sono fortunata sia per ciglia che sopracciglia, che ho appunto, le ho entrambe lunghe, e quindi diciamo che sono sicuramente avvantaggiata, perché sì, se avete già le ciglia belle, la maggior parte dei mascara poi vi piaceranno. E, però sì, diciamo che è molto carino, fa sicuramente il suo lavoro e niente, lo approvo anch'io, è effettivamente bello. Sono un po' in crisi anche con le mie unghie in questo periodo, perché mi ero completamente dimenticata di scrivere alla ragazza che me le fa di appunto darmi un appuntamento, di chiedere un appuntamento, e quindi mi sono ritrovata a scriverle troppo tardi e l'unico appuntamento libero era per la settimana prossima, che però appunto ho intenzione di tornare a Padova e sicuramente non è nei miei piani posticipare il mio rientro a Padova, perché devo farmi le unghie. Quindi sto cercando un posto a Padova dove poter andare a farle per questo mese qua, perché veramente, oltre al fatto che sono lunghissime, ho questa qui, che l'altro giorno, scherzando con Enrico, ho fatto un movimento strano e mi si è alzata. Penso che le ragazze mi possano capire quando si alza questa parte qua dell'unghia, questa qui sopra, però rimane incollata, tra virgolette, alla tua naturale. E quindi non è rotta, però si romperà a breve molto probabilmente. E nulla, quindi sì, sono un po' in crisi perché sto cercando un posto dove andare a farle, ma non conosco e boh, vediamo. Veramente ci sono quei mesi in cui mi dimentico di prendere appuntamento e poi ovviamente all'ultimo non è che trovi subito così. Poi vabbè, dipende anche dall'affluenza della ragazza da cui faccio io le unghie. Vanno anche un sacco di persone, quindi devo sempre prendere appuntamento molto prima, e questo mese mi sono
completamente scordata, infatti mi ritrovo un po' male. Comunque sì, questa mascara è veramente bello, questo effetto alle sopracciglia mi piace un sacco, è un pochino più naturale secondo me rispetto a quello che facevo prima con il Brow Pot di Anastasia, infatti mi piace di più ed è anche in realtà più veloce, abbastanza semplice da fare. L'unica rottura è che NYX non ce l'ho io vicino a casa, quindi ho dovuto ordinare il prodotto su internet, ma per fortuna, stranamente, cosa che non avrei mai pensato, sono riuscita ad azzeccare la colorazione e a appunto prendere quello giusto, perché direi che questa qui va bene per me, mi piace, mi ci vedo bene, quindi sono contenta. È un prodotto che sicuramente ricomprerò e è sicuramente molto più abbordabile rispetto a marche come Anastasia o altri brand un po' più costosi che vendono da Sephora, perché questo qua l'ho pagato, se non sbaglio, 8 euro, 8-9 euro, una cosa del genere. Quindi sì, molto meno rispetto ad altri prodotti ed è veramente buono. Comunque sì, in generale fatemi sapere come state voi, come va in questo periodo e sì, se state tutti bene, come stanno le vostre famiglie in generale. Sapete che mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti qua su YouTube. Sto cercando di fare un pochino più video ultimamente, anche se le idee, soprattutto con la zona rossa e sì, il fatto che non si faccia niente di che scarseggiano un pochino, visto che vi stanno piacendo gli ultimi video che ho caricato con Enrico, ne abbiamo approfittato per registrare qualche video assieme. E basta, sono contenta che apprezziate, che vi faccia piacere. Io in realtà a questo punto mi metto il gel sulle sopracciglia e poi ho anche finito di truccarmi. Ci metto abbastanza poco in realtà ormai, faccio praticamente solo questo trucco, lo sapete che io non mi trucco in maniera particolare, ma è sempre quello il mio trucco, sono sempre quelli i punti che vado a sistemare tra virgolette. Quindi ragazzi, niente, questo qui era il video di oggi, un video molto molto semplice, abbastanza corto in realtà, e volevo semplicemente fare due chiacchiere con voi mentre mi truccavo, anche per farvi vedere alcuni prodotti nuovi che appunto mi piacciono un sacco. Questo qui è l'effetto, davvero sia ciglia che sopracciglia mi piacciono da morire. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e basta, io vi mando un bacio enorme, vi ringrazio per aver visto il video, vi invito a lasciare un pollice in su se vi è piaciuto e a iscrivervi se ancora non siete iscritti. A parte questo, appunto, vi mando un bacio grande e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!